Amén, aleluya. Benedetto el nombre del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Benedetto Dios que vive en eterno. Amén. Gloria al Señor. Le echamos del versete de la palabra de Dios. En Salmo capítulo 118. Amén. Salmo capítulo 118. Yo pienso que per reverencia a la palabra del Señor ci dobbiamo mettere in piedi. Amén. Aleluya. Dobbiamo essere un po' educati, anzi no, dobbiamo essere educati davanti al Signore. Amen. Gloria a Dio, perché Lui se merita la gloria, la honra e l'onore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Salmo 118. Amen. Amen. Gloria a Dio, siamo contenti di essere nella casa del Signore? Amen. Gloria a Dio, alleluia. Leggiamo così la parola del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E dice così la parola di Dio. Celebrate l'Eterno, perché è di buono, perché la sua benignità dura in eterno. Se dica ora, Israele, la sua misericordia dura in eterno. Se dica ora, la casa di Aronne, la sua misericordia dura in eterno. Se dica ora, quelli che temono l'Eterno, la sua misericordia dura in eterno. E noi possiamo aggiungere, dica la Chiesa Aurora, la sua misericordia dura in eterno. Amen. Gloria al Signore. Iniziamo a cantare al Signore. Dobbiamo cantare gioiosi, perché questo è un giorno di vittoria. Perché noi siamo qui, prima che noi arrivassimo, il Signore era già qua che ci aspettava. Amen. Amen. Alleluia. Iniziamo a lodare il nome del Signore con Forte Roca, 235. Forte roca, e il Signore è la nostra roca dove noi ci possiamo appoggiare. Amen, alleluia. Gloria a te, Padre. Forte roca, 235. Alleluia. Oh.
667, número 667. De aquí andremos, Signore, aleluya. Solo tú hay parole de vida eterna, dice la sua parola. Gloria al Signore. Perché il Signore ci ha dato ogni cosa e a Lui dobbiamo rendere gloria.
ci hai dato, Padre Santo, quello che noi adesso possediamo, Signore. Gloria a te, Padre, a te l'onore, Signore. Gloria a te, Signore, alleluia. Adesso cantiamo, dal cielo scenderà benedizione. Questo è un momento di preghiera. Se qualcuno vuole alzare una preghiera al Signore, questo è il momento di parlare con Dio. Questo è il momento di alzare al Signore un ringraziamento, perché dice la sua parola che noi dobbiamo ringraziare il Signore per ogni cosa, per ogni cosa, per ogni momento buono, difficile, triste, qualunque sia il momento lo dobbiamo ringraziare, perché Lui ha versato il suo sangue per noi. In Giovanni 10 dice: e Lui ci ha dato la potestà di essere figli suoi a tutti quelli che lo hanno ricevuto, e noi abbiamo ricevuto a Gesù nei nostri cuori. Amen. Alleluia. Cantiamo al Signore: dal cielo scenderà benedizione.
l'eternità, Signore, alleluia. Gloria a te, Signore. Se qualcuno vuole alzare una preghiera al Signore, che preghi, perché siamo venuti qui perché noi abbiamo bisogno del Signore. Se noi siamo qui perché Dio ha messo nei nostri cuori il desiderio di venire a cercarlo, perché dice la sua parola che solo quelli che hanno perseverato fino alla fine entreranno nel regno del cielo. E noi dobbiamo fare che il nostro nome non si cancelli del libro della vita, che il nostro nome rimanga scritto nel libro della vita. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa sia, dobbiamo chiedere che al Signore che ci mantenga in questa via, che la sua parola, che la sua parola che è efficace, a doppio taglio. Amen. Alleluia. Se qualcuno vuole innalzare una preghiera al Signore, gloria a te, Padre. Signore, continuiamo a cantare come Zaccheo. Zaccheo voleva salire in alto per vedere Gesù, ma noi dobbiamo salire in alto per arrivare al cielo. Di vittoria in vittoria, di giorno in giorno. Alleluia, Signore, come Zaccheo. Gloria a te, Padre. Come Zaccheo, voglio salire.
così, Signore, alleluia. E noi abbiamo bisogno, Signore, di questi miracoli che tu fai, Padre. Perché tu, Signore, sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, Signore, così dice la tua parola, Padre. Oh, sì, Signore, entra nelle nostre case, Signore. Entra nelle nostre vite, Padre, che possiamo, Signore, consacrarci di più a te, Signore. E scuote tutta la nostra struttura, Signore. Che lavoriamo nelle tue cose, Padre. Che lo facciamo, Signore, di un animo, come dice la tua parola, Signore. Non di forza ni di mala voglia, Signore Gesù. Perché la messa è tanta, ma gli operai sono pochi, dice la tua parola, Signore. E dice, Signore, che preghiamo il Signore che mandi degli operai, Padre. Oh, sì, Signore, mette in nostri cuori, Padre, quel desiderio di servirti, Signore, di più. Che lasciamo tutto per servirti, Signore. Noi abbiamo bisogno di questo miracolo che hai fatto con Zaccheo, Signore. Benedice anche la nostra famiglia, Padre, perché la tua parola dice che se noi crediamo, anche la nostra famiglia sarà salvata, Padre. E i nostri figli, Signore, ovunque si trovano, Signore, proteggili con il tuo sangue, Padre. Tocca, Signore, il loro cuore, Signore, che vengano a servirti, Signore, che vengano a gustare di questo cibo che tu prepari ogni volta che noi ci presentiamo davanti a te, Signore, perché tu hai preparato una porzione per ognuno di loro, Padre, ma ovunque si trovino, Signore, tu le farai sentire con il tuo Santo Spirito quel desiderio di venire, Signore, a cercare di più del tuo Padre Santo, alleluia. Perché per te non c'è nulla di possibile, Signore. Tante volte noi pensiamo che da solo non ce la facciamo, Signore, ma tu intervieni, Padre, ma tu estiende la tua mano, Signore, e ci sostieni con la destra della tua giustizia, Signore. Grazie, Padre, per questo momento davanti a te, Signore, e fa sì, Signore, che la parola che sarà predicata oggi, Padre, che la possiamo mettere in pratica, Signore, perché tu non vuoi solo uditore, sino facitore della tua parola, Signore. Tu vuoi facitore, Signore, della tua parola, Padre, e che ognuno, Signore, possiamo aprire i nostri cuori a ricevere quello che tu hai preparato, Signore. Grazie, Padre, e guida questa riunione, guida il pastore Natale, Signore, che predicherà la sua parola, Signore, la tua parola, Padre, la tua parola che è efficace, Signore, per ogni cuore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, te lo chiediamo, Padre. Grazie, Signore. Amen, amen. Amen, alleluia. Alleluia. Che il Signore vi continua a benedire. Amen. Potete sedervi.